La stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata, firmata dall'amministrazione comunale e AMAT, rinnova di anno in anno l'alta qualità delle proposte in linea con le attese di un pubblico attento e soprattutto fedele. Ce lo conferma l'assessore alla cultura e vice sindaco Stefania Monteverde. Il Teatro Lauro Rossi vive grazie a un pubblico affezionato agli abbonamenti, affezionato alla produzione e al progetto teatrale per intero. L'abbiamo dimostrato lo scorso anno che in pieno terremoto abbiamo dovuto chiudere il teatro, ma il pubblico non ha mai seguito lo spettacolo che abbiamo potuto presentare al Teatro Recanati e ne siamo particolarmente grati. Questo significa proprio essere affezionati a una ricerca sulla migliore produzione teatrale contemporanea. I grandi nomi del teatro che sono in tournée sono portati dall'AMAT, grazie alla direzione artistica dell'AMAT con cui il Comune di Macerata collabora, al Teatro Lauro Rossi. Questa sera abbiamo Solfrizzi con uno strepitoso Molière, ma siamo tutti in attesa di Paolini con un monologo nuovo proprio sulla società contemporanea e sulla innovazione tecnologica, sui modelli di relazione nuovi e anche discutibili per tanti versi, come dire, occasioni e opportunità belle. Macerata è da sempre attenta alla formazione del proprio pubblico e lo fa con due progetti originali, Gente di Teatro e Scuola di Platea. Portiamo ogni anno insieme all'AMAT oltre 100 ragazzi a teatro attraverso un percorso speciale di riflessione e di incontro proprio su alcune produzioni teatrali e incontro con le compagnie. Molto bello e molto amato dai ragazzi delle scuole superiori. Ma poi c'è un altro appuntamento a cui teniamo tanto che si chiama Gente di Teatro. Ogni spettacolo a Macerata ha due serate. Il secondo pomeriggio il pubblico può incontrare gratuitamente alla Biblioteca Mozzi Borgetti la compagnia stessa. Domani incontreremo Solfrizzi in biblioteca, incontreremo Paolini quando verrà, incontreremo le compagnie. È molto importante perché in quella occasione c'è proprio davvero uno scambio molto intimo tra pubblico e attori e registi alla ricerca sviluppando un discorso e un dialogo di comprensione dello spettacolo e della produzione teatrale. Molto bello e davvero una grande occasione anche di vivere la biblioteca legata al teatro e alla sua capacità di ricerca. Importante è anche la parte dedicata ai più piccoli con il teatro ragazzi. Tutte le scuole elementari ogni anno partecipano a un progetto di teatro per ragazzi e tutti i bambini delle scuole delle quarte elementari in genere, ma è molto diffuso anche ai bambini più piccoli, e anche le scuole medie possono partecipare a spettacoli proprio di teatro per ragazzi. Non solo, da due anni abbiamo anche uno spettacolo per ragazzi, teatro per ragazzi, la domenica pomeriggio, quattro appuntamenti con cui vogliamo invitare le famiglie e i bambini a vivere il teatro come esperienza di benessere. Macerata, come sappiamo, è una delle città candidate a Capitale della Cultura Italiana 2020 e per questo si sta lavorando a tanti progetti per il futuro. Per una città che si candida a Capitale Italiana della Cultura è una strategia investire sul teatro, il teatro nelle migliori produzioni, il teatro ragazzi, il teatro nelle scuole, ma anche il teatro contemporaneo. Vogliamo sviluppare meglio, investire di più sul teatro contemporaneo, trovando strategie di connessione anche con una ricerca sperimentale che ci può sorprendere, ma è innovativa e soprattutto giovane.